Le manifestazioni religiose che nel tempo hanno rivestito e rivestono particolare importanza durante la Settimana Santa a Lanciano sono rappresentate senza dubbio dalla processione notturna del Giovedì Santo o degli incappucciati e da quella solenne del Venerdì Santo. È l'unica processione in Abruzzo che esce il giovedì sera, prima del venerdì. Prima di uscire è un momento di grande raccoglimento spirituale e anche di preghiera, soprattutto di preghiera. Alle 21:30 chiudiamo le porte della nostra chiesa, facciamo uscire tutti e rimaniamo solo noi. E fino alle 22, quando usciamo, che apriamo le porte, in questa mezz'ora noi celebriamo dei riti che sono veramente molto toccanti e molto forti, che poi arrivano al culmine quando il Cireneo viene preso nella sua stanza e portato in mezzo a tutti i confratelli prima di uscire, e tutti i confratelli intonano il Cor Mundum. In questa mezz'ora non c'è nessuno se non noi, quindi è un momento che la città non conosce, ma sono momenti per noi essenziali e sono momenti che ci preparano soprattutto alla processione del Venerdì Santo, e sono momenti anche che rimangono per sempre impressi in ogni singolo confratello. La processione degli incappucciati è tornata a far parte dei riti della Settimana Santa solo di recente, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quando fu proposta dal priore De Rosa ed accolta in modo favorevole dal consiglio direttivo, affinché l'uscita notturna della banda fosse affiancata da una processione di soli confratelli con le torce. Questo corteo realizza un duplice scopo: il più esercizio di visitare i santi sepolcri nelle chiese e, soprattutto, la memoria del doloroso cammino del Signore mentre era condotto dinanzi al Sinedrio. Questo cammino di sofferenza si identifica in un unico simbolo rievocativo, simbolo rappresentato dalla pesante croce portata sulle spalle da un confratello incappucciato e scalzo, il Cireneo, di cui nessuno conosce l'identità. Tranne il priore dell'arciconfraternita a cui spetta l'onore e l'onere di indicare di volta in volta chi sarà il prescelto, la cui identità sarà in seguito annotata sul libro dei Cirenei, conservato sotto chiave a Santa Chiara, al quale nessuno potrà mai avere accesso. Non a caso, quindi, la scelta del Cireneo, che avviene solamente qualche istante prima dell'uscita della processione, rappresenta il momento più intenso e, per certi versi, più delicato di questi giorni. Tutto si svolge a porte chiuse nell'oratorio della chiesa di Santa Chiara, la sede dell'arciconfraternita, dove circa 200 confratelli si riuniscono alla spicciolata a partire dalle prime ore del pomeriggio. Mentre tutti pregano e si preparano puntigliosamente alla processione, il priore si ritira in meditazione per affidare la sua scelta al Signore. Una volta presa la delicata decisione, questa va comunicata all'interessato. È l'attimo più difficile, perché spetta l'abilità del priore fare in modo che nessuno riesca ad identificare il prescelto. Il segnale può essere uno sguardo, una parola detta a mezza bocca,
una pacca sulla spalla o anche una comunicazione per interposta persona. L'importante è che nessuno si accorga di nulla, come è sempre stato fino ad oggi. Verrebbe meno la sacralità di un istante che rappresenta un vero e proprio premio per il confratello, che nel corso dell'anno si è distinto per impegno e zelo nelle attività della confraternita. Venuto a conoscenza della decisione, il confratello scelto si ritira in un'apposita camera per la vestizione, la stanza del Cireneo. In preghiera e meditazione, il Cireneo indossa il saio nero, il cappuccio e il cordone di crine nero con il rosario. Ma, a differenza di tutti gli altri confratelli, cammina scalzo e non porta la fascia con il medaglione che certifica l'appartenenza all'arciconfraternita. Quando il Cireneo esce dalla sua stanza, è il priore stesso a caricarlo della croce di ben 25 kg, conservata nella chiesa insieme a tutti gli altri simboli della confraternita. La tensione a questo punto raggiunge il culmine. Spesso il Cireneo, per la forte emozione, si mette a piangere. A volte prega con intensità, altre volte ancora rimane in silenzio quasi incredulo per tanto onore. Essere scelti come Cireneo segna la propria vita indelebilmente. Una scelta travagliata, tutta nelle mani del priore. Una decisione che può protrarsi a lungo e alla quale addirittura il prescelto può anche opporre il suo rifiuto. Se dovesse rinunciare quando viene scelto, anche in quel momento, se dovesse rinunciare, il priore deve accollarsi questo onere. Non è successo mai. Come nella vita, la sofferenza si accetta con grande libertà. Se il prescelto dice no, tocca al priore accollarsi la croce e portarla in processione per le strade della città. Adesso la processione è pronta per uscire da Santa Chiara e per dar vita ad uno spettacolo incomparabile che lambisce Corso Roma, Santa Maria Maggiore, Via Cavour, Piazza Plebiscito e Via dei Bastioni. I confratelli con le loro fiaccole formano due ali luminose, in mezzo alle quali cammina il Cireneo chino sotto il legno pesante. L'uomo con la croce è preceduto dallo stendardo dell'arciconfraternita e seguito dal talamo con la croce che reca la frase di Costantino «In hoc signo vinces». Le due clessidre a significare il tempo che scorre. La spugna, la lancia e i tre monti di pietà a memoria delle secolari attività caritative della confraternita. I confratelli, rigorosamente uomini, portano il volto incappucciato in segno di uguaglianza di fronte al mistero redentore, ma anche di vergogna per il tradimento di Giuda, massima espressione del peccato. È la sera dell'ultima cena, la sera del tradimento nei confronti del Figlio di Dio. Un uomo, una città, una croce, migliaia di preghiere, speranze, desideri, gioie, dolori. Quell'uomo riassume una città, quella croce che porta sulle sue spalle, pesante, fredda, spigolosa, eppure ricca di significato e di speranza, ricapitola in sé tutte le attese profonde di un lanciano che, forse, non aspetta altro che vedere uscire proprio quell'uomo, con quella croce, dalla chiesa di Santa Chiara, il giovedì e il venerdì santo, tra le orazioni incessanti, le luci e il calore delle fiaccole, le note meste della banda e il rumore inquietante delle arcaiche raganelle. Un'attesa che dura un anno intero. Se non appartieni a questa città, non puoi capire la portata, l'intensità, il significato di quella croce. Non ne senti il peso. Se non appartieni a Lanciano, non puoi comprendere il coraggio, l'emozione, il dolore e la gioia di chi viene scelto ogni giovedì e venerdì santo per portare quella croce e con essa le migliaia e migliaia di croci e attese e speranze di una città intera. Quell'uomo con quella croce è il Cireneo di Lanciano, che si carica di un fardello come Simone di Cirene, che fu scelto per aiutare Gesù nella sua tremenda salita verso il Calvario 2000 anni or sono. Grazie a quell'uomo e a quella croce, il giovedì e il venerdì santo lancianesi rappresentano un vero e proprio unicum nel variegato panorama della Settimana Santa in Abruzzo.
Nei giorni che precedono la risurrezione del Salvatore, infatti, la città cerca con lo sguardo e con il cuore non solo il Cristo morto, non solo Maria addolorata, non solo i simboli della tradizione e della passione, ma anche, se non soprattutto, il protagonista senza volto e senza nome della processione degli incappucciati, il giovedì, e di quella del Cristo morto, il venerdì. I due riti sono orgogliosamente orchestrati dal sodalizio, che, dalla fine del XVI secolo, rappresenta un punto di riferimento religioso e sociale del capoluogo frentano, l'arciconfraternita della morte e orazione sotto la protezione di San Filippo Neri. Nel XVII secolo, l'arciconfraternita iniziò a solennizzare i riti della Settimana Santa. Il cereneo senza volto, introdotto nella scenografia dei riti quaresimali solo nel primo dopoguerra, altro non è che un modo simbolico per emulare in eterno l'umiltà dei gentiluomini fondatori della confraternita, che, con il capo coperto dal cappuccio, proprio per restare anonimi, si premuravano di raccogliere i morti nel periodo di peste, assicurando la cristiana sepoltura anche a chi non poteva permetterselo. La processione è accompagnata dalle toccanti note musicali del Christus, musicato nel 1869 dal maestro Francesco Paolo Masciangelo, su commissione dell'Arciconfraternita. In seguito fu introdotta anche l'esecuzione della Eligia, composta dal maestro Ravazzoni. Verso la fine dell'Ottocento vennero commissionati altri brani di musiche sacre, tutte di proprietà dell'Arciconfraternita, ai compositori lancianesi Bellini e Masciangelo. Essi hanno musicato i noti versi del Salmo 50 Miserere, suddividendoli in 10 brani diversi: Miserere, Amplius, Tibi Soli, Ecce Enim, Auditui Meo, Cor Mundum, Redde Mii, Libera Me, Quoniam, Benigne. Oltre a questo, Masciangelo ha composto per l'Arciconfraternita anche l'Inno a Maria. Nel corso degli anni questi brani iniziarono a sostituire i sermoni durante le posate ed in seguito, con l'abbandono di queste, sono stati raccolti per essere eseguiti in un'audizione di musiche sacre nel giorno di Venerdì Santo, prima dell'uscita della solenne processione. Dalla seconda metà degli anni 90 del secolo scorso, il Consiglio d'amministrazione, in considerazione dell'entità numerica dei brani posseduti, ha deliberato affinché venisse organizzata una seconda audizione serale, completa di tutti i brani, da tenersi il mercoledì santo. L'identificazione delle musiche sacre di Masciangelo, Bellini e Ravazzoni con l'Arciconfraternita stessa è praticamente assoluta. Quei brani, ormai conosciuti a memoria dai tanti appassionati e fedeli, sono come il marchio di fabbrica dei riti della Settimana Santa a Lanciano. Le note dell'Eligia di Ravazzoni e del Christus di Masciangelo, le più popolari e riconoscibili tra le altre, sono la colonna sonora della Settimana di Passione lancianese che precede la Pasqua. Nella notte di ogni Giovedì Santo, quando si levano le prime toccanti note dell'Eligia, l'emozione si fa sempre più grande. È il richiamo al raccoglimento, al silenzio e la preghiera per l'imminente uscita in processione dei confratelli incappucciati. Tutti presenti, ovunque si trovino, aspettano l'avvicinarsi di quella musica e della processione. In fondo, ogni persona spera di non cogliere proprio quel momento di silenzio che c'è tra la fine di un'Eligia e l'inizio di un Christus, per non perdere la magia del legame indissolubile che si crea tra la figura del cireneo scalzo e la commovente musica che l'accompagna. Nessuno riuscirebbe ad immaginare i riti di questa Settimana Santa senza queste musiche. È come se si andasse oltre lo splendore e la magnificenza dei suoni in sé e si interpretasse il tutto sotto un profilo diverso, ponendo tutta l'attenzione sul fascino emotivo che queste musiche sprigionano. E nelle note del mistero si racchiude tutta la storia dell'Arciconfraternita. Quando la processione rientra in chiesa a tarda sera,
si ripresenta il problema iniziale: evitare che il cireneo venga identificato mentre lascia la croce e si smeste. Ma senza dubbio, il fermento che si respira in questo momento conclusivo, insieme alla grande folla che assiepia la chiesa di Santa Chiara, facilita la salvaguardia di un segreto che i lancianesi considerano da sempre come proprietà e bene di tutto il popolo. Si rimette a posto la croce, si sistemano i vari simboli dell'arciconfraternita. Passerà un altro anno prima che la città tutta possa vedere uscire da quella chiesa quell'uomo senza volto e senza nome con il pesante legno sulle spalle.